E benvenuti a Stefanzoni. tutti grandi e paciocconi. E tu che sei un po' fri-fri? E dimmi un po' che c'hai da dire. Perché lui è lui! 43 Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Brisbane Prank. Ragazzi, 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 oggi faremo un qualche cosa di strano che può piacere a molti, può non piacere a tanti, può non fottere a nessuno. No, scherzo, Scusa, <coughs> scusate, la tossicini. da, ok. Allora, prima di tutto, ragazzi, pollice in su. Dai, eh, subito, subito, subito pollice in su. Non, non mi credi? Non mi credi? Tu inizia a mettere pollice in su. Poi Massimo non te ne penti, fidati. No, scherzo, ragazzi. Oggi voglio fare qualcosa di strano. Oh, la finisco o no? Qualcosa di strano, mi servirà la stone Mi servirà la, la, la legna. Mi servirà un sacco di roba della terra. Mi servirà, ragazzi, un sacco di roba del vetro. Potrebbe servire. Ok. Allora, prendiamo le forbici. Intanto mi sono portato avanti col farm. Col farm tagliamo. Tutto qui. Ragazzi, mi stanno morendo le pecore. Io non so per quale motivo. Non sto scherzando. Guardate: Diminuiscono invece che aumentare. Muoiono. Secondo me ho fatto gli spazi troppo stretti. Boh, non, non capisco. Non capisco. E vabbè, vabbè però, eh. Ok, non capisco il motivo, ragazzi. Se lo sapete, magari me lo scrivete nei commenti. Eh, qua ancora non è cresciuto perché l'ho fatto poc'anzi. Ho farmato, ho farmato, ho farmato Ehi, ehi, c'è. Allora Ragazzi intanto vi aspettiamo come al solito in live Ieri sera eravate anche ieri sera tantissimi Mamma mia Poi siamo stati tanto, un po' di più in live Ieri dovevamo stare un paio d'ore come sempre Siamo stati sette ore Vabbè, perché alla fine abbiamo fatto l'ultra hardcore E ci ha preso un po' E siamo stati là un po' di più Ok, possiamo chiudere l'acqua Aspettiamo un po' che il flusso faccia scendere tutte le lane e chiedetevi, ragazzi, a parte il veniteci a trovare in live anche stasera. Trovate il link in descrizione. Dovremmo partire alle 17 circa. Da lì in poi. E veramente, ragazzi, veramente, 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 veramente. Allora, prendiamo tutta questa bella lana. Tutta questa bella lana. Prendiamo anche gli altri colori. Non si sa mai. Voilà. Magari lasciamo un po' di rosa. Prendiamo un altro po' di bianco. No, il bianco potremmo. Possiamo anche lasciarlo prendiamo il rosa. Voilà, andiamocene! Lasciamo le forbici e possiamo finalmente andare a casa. Vi mostro ciò che ho in mente. Allora, 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 intanto, ragazzi, volevo dirvi che nel mio team speak stiamo reclutando nuovi, nuovo staff. Per cui ci vuole una certa età, ci vuole un certo comportamento, eccetera, eccetera. Per maggiori informazioni, magari quando entrate nel team speak, per chi è interessato, chiedete a Dadani o tutti gli altri admin. O server admin in. in che ci sono, ok? Detto questo, ragazzi, per chi non viene preso o altro, non vi offendete, ma magari o non rispecchiate i requisiti, o magari siamo già pieni. Perché, dopo questo che ho appena detto, 800 miliardi di persone entreranno nel TS a chiedere. Ok, ok. Poi vi ricordo che nel, nel, nel TS abbiamo diversi progetti. Abbiamo il progetto partner coloro che vogliono eh, diventare partner, coloro che vorrebbero diventare partner, dove diamo qualche consiglio eccetera eccetera, con tanto di riunioni settimanali, c'è il progetto, eh, tanti tipi di progetti, entrate anche Team speaker. leggete i regolamenti, chiedete, informatevi e divertitevi. Detto questo, anche dovrei aver detto tutto, intanto io togliamo questi cactus, pianiamo un po' qua e là. E voilà! E voilà, mi serve qualcos'altro, mi serve anche della ai ai ai, della ai ai, della della mi serve della. Porca lo vacca trota impanata con le patatine fritte. Mi serve della. Allora mi serve una chest. Avendo della legna possiamo. Sento uno scheletro. Possiamo fare una chest. Possiamo fare una crafting. Yes, facciamo una crafting. Facciamo una chest. Voilà. Almeno ci liberiamo un attimo l'inventario. Ok. Ah, oh, voilà. Tutto su questa roba qui. Voilà, 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 voilà. Voilà. Ah, oh, là. Abbiamo l'inventario. Bello che vuoto. Tu, vai di là. Allora, devo prendere delle. Le birch. Le birch, le birch. Le andiamo a tagliare. Nel mentre torno a casa che mi serve qualcos'altro. Vi dico che... Vi ricordo che è un po' che non lo dico. Ragazzi, gli stack... Se arriviamo a questo video 5.000 pollici in su, ricordate, ragazzi, i numeri, 5.000 pollici in su arriverà un extra nel pomeriggio, 6.000 pollici in su, due extra nel pomeriggio, 8.000 pollici in su, 3 extra nel pomeriggio. Tutto questo entro le 16. Non oltre, dopo le 16 vado a vedere i pollici in su e poi creo i video, ok? Poi se arriviamo in uno dei qualsiasi video di questa serie a 25.000 pollici in su, allora rilascerò anche la mappa. Prendiamo un po' di questa roba. Prendiamo anche questi che sono avanzati. Ok, dobbiamo fare in poche parole delle librerie. Poi prendiamo questi qua, logicamente. Prendiamo, prendiamo, prendiamo delle scalette, dei recinti che li possiamo fare anche dopo. Mi serve un sacco di roba. Delle fornaci. Andiamo lì, vium, vium. Allora, svuotiamoci un po' perché sono pienissimo. Voilà. One Nation, One Station. Questi li teniamo, questi invece li buttiamo. Ok. Allora, prima di tutto torciamo tutto attorno eh, per evitare eventuali spawnamenti di bombardi strani Ragazzi, quello che sto per costruire è... Allora, devo... Allora... Eh... Allora, ero nel mio team speak, ok? Mentre si parlava con tutti i fan una sera di queste È venuta Silvia, una, una cara amica da, tanto, da tanti anni Che mi ha detto Luke, però fai qualcosa per, il per le femmine, per le ragazze, per il al femminile ma non so se la sto scherzando o non scherzavo. Comunque sia, ho preso la palla al balzo. E c'erano molti di voi che hanno ascoltato. Ora io vorrei fare. Ho pensato di fare una casa stile Barbie. Ora, ascoltate, ragazzi, non iniziate a commentare, eh, non sono No, non sono frocio, ok? Perché sono io ho quattro figli, poi, vabbè, sono fatti miei. Però voglio fare una casa stile Barbie. Per cui per quello che ho creato il rosa in questi giorni, eccetera, eccetera. Stile Barbie, però poi, creando la stile Barbie, ora vi spiego più. Ehm, Dettagliatamente, mi è venuta un'ennesima idea collegata all'idea Cioè nel senso questa idea è un'idea nell'idea È, è un'idea ideata per creare un'idea eh, eh, È notte, andiamo a dormire Hai visto che le liane stanno funzionando? Anzi guardate Guardate, guardate, guardate Ora facendo così abbiamo le liane Le ho messe anche dall'altra parte con quelle che erano già cresciute Ah! Vedete? Adesso abbiamo doppio strato e magari poi faremo gli altri. Io ne raccolgo un po' perché potrebbero anche servirmi. <ride> Buongiorno. Allora, avete visto questa casa, per esempio, ragazzi? Come tutte le case... È entrato un... qualcosa in bocca. Un moscerino. No. Minecraft, come tutte le case, come tutte le cose, hanno una facciata. Ecco, ricordatevi bene questa parola perché io non creerò la facciata alla costruzione che sto per fare. Ma è tutto calcolato. Poi vi spiegherò perché è una cosa strana, ragazzi Magari anche brutta esteticamente da vedere Però non è nemmeno funzionale, eh È solamente una... una un... Perché questi clip sono incoglioniti oggi? Ma perché prima mattina allora sono incoglioniti, sono ancora addormentati Tutta la notte svegli lì a girare, a cercarmi, ma io non c'ero Allora, cominciamo subito col... con tanta neve che ho raccolto poi Dobbiamo, in poche parole, in poche parole, in poche parole Cominciamo per esempio da qui Fare la prima struttura Allora, uno 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Fatto ciò dobbiamo, dobbiamo, magari lo faccio con la terra che è più facile da... No, però poi non ho niente. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo se alto 5 potrebbe andare. Allora, vediamo un po', ecco, adesso faccio male con Pirla. Alto 5, per esempio, bassissimo Dovremmo fare, secondo me, dei quadrati Allora, 10, magari alto 8 Vediamo un po' come verrebbe 5 6, magari anche alto 7 Secondo me alto 7 già Sì, vabbè, alto 7 perfetto Alto 7 è perfetto Guardate, 3, 4, 5 6, 7 Per cui abbiamo fatto un 10 per 7 Lo Uniamo Ora di qua andremo ancora di 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 magari. Invece di 10 facciamo 8. 2, 3, 4, 4 il cavolo. Tanto dobbiamo chiudere il quadrato. Che poi non è un quadrato ma è un rettangolo. Ho fatto un rettangolo perché secondo me. Ho sbagliato. Sono un pirlo. Devo consumarne anche poca. Perché la neve è anche lontana da andare a prendere. Non so se fare 10 per 10 o va bene così. Ah, non lo so. Ora mi farò male nel, nello scendere. Nello scendere. Ok, almeno che io non faccio così. Ok. Eh, però non è una scala vera e propria. Ok, adesso sì, è una scala. Voilà. Ora fatto ciò, secondo me potrebbe andare bene, potrebbe andare bene. Non vorrei che sia pochino qui. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo, eh. Allora, poniamo il caso questa sia la Maradam. Ah. Questa è l'ambaradam. Di qua è l'ambaratrack. Di qua è l'ambaratrack. Va bene. Dovrebbe andare bene. Ora, se noi per esempio qua chiudessimo. Mi serve un po' di legna. Ok. Se noi qua chiudessimo, per esempio, con della legna. Forse sì, l'ho fatto troppo alto. Forse l'altezza ci fotte un po', ma va bene. Va bene, va bene, va bene. Dovrebbe andare bene. Mettiamo una là e una là. Dovremmo riuscire a fare tutto il. Allora, se noi chiudiamo qui, ok, facciamo tutto il soffitto. Che poi sarebbe un soffitto, ma potrebbe anche diventare, potrebbe il Kaiser. È anche un pavimento. Dopo vi spiego. Ora chiudiamo tutto il soffitto e abbiamo fatto il soffitto. Fatto il soffitto, ragazzi, dobbiamo fare per esempio l'entrata. L'entrata potremmo farla sempre o bianca o non lo so. Allora, per esempio, qua possiamo già fare i muri e io vorrei usare, per esempio, la stone. Prendiamo della stone, magari come stanza principale dell'entrata. Facciamo in questo modo. E facciamo la prima stanza in stone. Per esempio, facciamo così. Chiudiamo tutto. Con uno stack non ce l'ho fatta. Questa cosa un po' mi spaventa perché vuole dire che mi porta via troppi materiali. Forse anche troppi. Ok, e dovremmo farlo anche di qua, ma sicuramente non ce la facciamo con la stone. Porca luce vacca. E la peppina ragazzi, due stack, due stack, forse anche due stack Giusti, giusti Ecco la stanza, dovremmo fare il pavimento che poi lo cambiamo Ok, ora se io posso togliere anche questi volendo Voilà, perché tanto io qua per esempio, proprio qua Farei in questo modo, metterei delle scalette Delle scalette proprio qui Così Cioè tranne questa logicamente Per poter... Andare sopra, ok. Fatto ciò, ragazzi, dobbiamo fare le porte, ossia dei passaggi che possono essere anche alte così, anche di qui. Ora il centro è 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. E di qua, se notate, non ho messo, eh, non ho fatto altezza porte, ma l'ho fatto un blocco più alto. Ora, la stanza farà anche schifo Sarà da abbellire, eccetera, eccetera Magari, forse le ho fatte troppo alte Ma questa magari, essendo la principale Potrebbe andare bene Forse potrei anche abbassarla di uno Ma possiamo anche lasciarla così Ma che ce ne fotte Ora, per esempio qui Che più o meno è il centro Più o meno qui è il centro, sì Facciamo così E così No, sono pirla Niente, lasciate stare perché sono pirla Rimettiamo la legna Là e là Mi sono portato dei ricinti Eccoli qui Possiamo fare per esempio in questo modo. Mi ha detto che il centro è quello. Uno e uno due. Uno e uno due. E possiamo fare il lampadario. Andiamo a prendere della glowstone che anch'essa mi sono portato. Ecco, tiela chi. Ecco, chi. Andiamo a mettere la glowstone. Qua. Bam, bam, bam e bam. E abbiamo fatto il lampadario, poi magari lo abbelliamo con delle botole eccetera eccetera cose che a Joe ama tanto Facciamo il piano di sopra Ora, il piano di sopra l'ho fatto di 6 Io ricordo che sono in hardcore, mi butto come un pirla Concludiamo le colonne Voilà, dovremmo fare anche qui il tetto Magari il tetto qui lo possiamo fare con la birch con, con, con la legna, quella chiara, no? Quella chiara Perché con la legna chiara? Perché sembra un po' più figa a me piace molto la linea chiara, se devo essere sincero. Allora, concludiamo il tetto e dovremo fare adesso le pareti. Anche qui. Allora, ultimo pezzettino. Se vi ricordate, abbiamo anche le scale. E dai. Ok, le pareti qui, per esempio, voglio farle rosa. Perché voglio fare rosa. Ok, sta arrivando la notte e me ne vado a dormire. Vediamo un po' da lontano come sta venendo, ragazzi. Vi ricordo che l'estetica fa schifo. Ma è quello che a noi non interessa. Eccoci qui da lontano della nostra casetta e già sta iniziando a prendere forma e colori. Ora, ragazzi, la cosa: in secondo dei clipper la cosa importante è mantenere i colori chiari, vivaci e fare tante, tante, tante stanze. La cosa, ragazzi, che voglio farvi capire è che la casa è componibile, verrà così con la facciata aperta, stile casa delle Barbie quando l'aprono, le bambine quando aprono la casa delle Barbie. Si vede l'interno ma non la facciata, avete presente? Quello è lo stile delle, della costruzione. Il problema, il problema, non problema, se io domani volessi fare, non la faccio solamente per il lungo, ma la faccio anche per il largo e per il fondo. Se domani io voglio mettere una stanza qua davanti per cui coprire la facciata, non, eh, non sarà altro che creare una nuova facciata e vorrei fare un'interamente tante costruzioni, una sopra l'altra, una dietro l'altra, una a fianco all'altra e magari in ogni extra del giorno creare una che ne so ogni ogni due extra per esempio un extra sì un extra no una stanza diversa dalle altre per cui andare realmente a creare tante stanze adesso per esempio ragazzi sono un pirla perché mi sono incastrato sopra per cui mi toccherà rompere qui rimettere il legno al suo posto e farvi vedere io come potevo scendere guardate sono un pirla sono un pirla forte. Allora ho deciso in alto di fare il soffitto, come notate bianco. Mentre sotto fare una sorta una sorta il cacchio. Fare un palchetto. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, per 8, 48. Non ce la faccio. Siamo 28, Facciamo, usiamo questi qua. La legna scura. Facciamo ancora il soffitto uguale. Come prima, ok. Facciamo tutto il soffitto anche qui. Ok ragazzi ho apportato delle modifiche, magari da lontano si possono anche vedere. Se notate sulla facciata proprio si vedono che le, le colonne con le bianche sono raddoppiate, soprattutto al centro e tra il primo e il secondo piano. Questo perché ho, avevo, non avevo contato una cosa, se volessimo fare una cosa un po' più carina, perché faccio un esempio, Quella, la prima stanza che è con la stone, sarei costretto a fare una facciata di stone anche da questa parte, sarebbe brutto, mentre così avendolo raddoppiato vedete possiamo fare le doppie facciate consumiamo molti più materiali però perlomeno ogni stanza è a sé ho cambiato anche se notate ora vi faccio vedere tra il primo e il secondo piano perché perché se io sopra avevo il palchè vi faccio vedere ho voluto fare il palchè se notate vedete legno non è detto che sotto volevo il soffitto di legno allora Facendolo doppio, sotto abbiamo un altro tipo di soffitto, che se notate è bianco. Ok? Ora, qui per esempio, sopra ho fatto ancora il palchetto, ma sotto voglio un altro soffitto. Per esempio, ho raccolto della terra. Lo so, fa schifo, però, giusto per farvi vedere la differenza. Posso fare il soffitto di terra. Per cui, cambiare il soffitto col pavimento del piano di sopra. In questo modo. Ok, anche qui magari potremmo fare delle scale che salgono, ma non c'è bisogno perché io posso salire di qua. Ed uscire di qua. Perché tutte le stanze poi si andranno a intersificare, a, a interlacciare, a coniugare tra di loro. Qui, per esempio, abbiamo un passaggio. Potremmo mettere, non lo so, potremmo mettere un tappeto, potremmo anche addirittura cambiarlo, eh. Guardate qua. Tanto sotto c'è il muro, se vi ricordate. E possiamo unire il pavimento, per esempio. Se poi magari un pavimento cambia con l'altra stanza, si fa un qualcosa di diverso. E io sono andato a finire nell'altra stanza, come notate. Poi scendendo posso. Scendere di qua, andare in questa stanza e andare nell'altra. Poi, da qua, magari andremo in altre stanze. Di qua, in altre stanze, eccetera, eccetera, e così, e così, e via, via. Ora, volevo craftare un'ultima cosa prima di chiudere il video. Che magari dà un po' più lambaradam. Poi, dovremmo anche le stanze, logicamente, abbellirle. Tra virgolette, facciamo degli sticchi nicchi e degli sticchi nicchi con della lana. Non ho lana, vediamo se posso anche con quella rosa, per esempio. Yes, me ne vengono 8. Voilà, abbiamo fatto dei quadri che magari possono comunque sia abbellire. Eccolo lì, uno lì, uno lo mettiamo lì e uno qui per esempio, poi magari li spostiamo, eh, per l'amor del centro strong. Come li tolgo il resto dei quadri? Ok, in questo modo. Voilà, magari metterne anche qualcuno al piano di sopra, poi fare i tavolini, i letti. Per esempio questa è rosa, è una stanza da letto evidentissimamente evidente. Voilà. Adesso vengono brutti, fa niente. Però avete capito il meccanismo. dovete solamente abbellire l'interno. Ragazzi, fatemi sapere che ne pensate di questa idea. Questa è la cosa che volevo fare inizialmente. Però vi faccio vedere per il lungo. Qua, là, là. Poi con il tetto sopra, il tetto vi faccio vedere in che modo lo faccio. E continuare, magari per 3-4 volte basta. Invece poi ho avuto l'idea di non fare solamente per il lungo, ma anche per il largo. Ossia andando in fondo qua. Verrà un'altra colonna di stanze qua un'altra colonna di stanze Dietro ancora E fare tutto immensamente immenso Con stanze sempre diverse Ma tutte interlacciate tra di loro Un bacione e un abbraccio Fatemi sapere nei commenti Che ne pensate di sta cagata Perché secondo me è una cagata Però ditemi voi Date un voto come al solito E dite la vostra Nei commenti qui sotto il video Condividete un pollice in su Come sempre Vi aspetto in live Un bacione e abbraccio Ciao a tutti